Buongiorno a tutti carissimi, oggi è 18 dicembre 2023. Guardate come il mare oggi è bello agitato, bello arrabbiato e le sue onde sono abbastanza alte. E qui ci troviamo nella nostra bella città di Licata. Poi qui siamo nella zona Fondachello esattamente, poi Fondachello Playa. Sapete, spesso si parla dell'abusivismo edilizio che va condannato, certamente, però la domanda che nasce spontanea è le case che vanno verso il mare o il mare che va verso le case? Si parla di delle costruzioni che devono essere distanti 150 metri dal mare, ma questo mare, guardate come veramente si è mangiata la spiaggia. Non solo. E arriva poi nel tempo verso le case, guardate le sue onde che sono forti. E qui a Licata, sempre negli anni, si è parlato per fare qualcosa. Alcuni anni fa è venuto anche l'allora presidente della regione Sicilia, Musumeci, oggi è ministro. La politica ogni tanto ci pensa per fare un braccio, qualcosa che possa un po' quietare il mare verso la terraferma, ma tutto tace, non so. Purtroppo da noi c'è l'usanza che se non c'è un morto non c'è niente, non si fa niente. È la cosa più terribile. Questo video lo faccio per due motivi. Il primo, si sprona la politica, perché non ne possiamo più di una politica assente, di passerelle che vengono fatte di continuo, non se ne può più. E poi secondo, il fatto che voglio segnare questa data, perché questa data indica che questa spiaggia ancora oggi esiste, ma domani nel tempo, se non ci sarà qualche intervento, questa spiaggia non ci sarà più e le case, quelle che vedete in fondo, rischiano di essere colpite dal mare. Spero tanto che la politica finalmente faccia la sua parte.